Buonasera a tutti e benvenuti al quinto incontro del ciclo di educazione finanziaria. È l'ultima serata dell'edizione 2021, un'edizione che ha una lunga tradizione alle spalle. Sono ormai 17 anni che l'Università di Modena e Reggio Emilia, Fede Risparmiatori, Azionariato Diffuso e Il Sole 24 Ore organizzano queste serate dedicate all'educazione finanziaria. L'iniziativa gode del sostegno della provincia di Reggio Emilia e della Fondazione Pietro Manodori. La serata di questa sera vede come ospiti Andrea Baranes, che è presidente della Fondazione Finanza Etica e vicepresidente di Banca Etica, e Vitaliano D'Angerio, che è un giornalista del Sole 24 Ore dal 2005 ed è un esperto di finanza sostenibile. Il tema che andremo a trattare è quello delle politiche di vendita e soddisfazione del cliente alla ricerca di un nuovo equilibrio. Come sappiamo, le politiche di vendita possono essere un punto di criticità nei rapporti con la clientela. Naturalmente, in un'ottica di lungo periodo, una politica di vendita che non sia orientata alla soddisfazione del cliente è chiaramente insostenibile, ma nel breve termine si può effettivamente determinare un conflitto tra gli obiettivi di redditività dell'intermediario e gli interessi del cliente. Plus24 ha pubblicato per un certo tempo una rubrica dal titolo eloquente, Mal di budget. Questa rubrica ospitava il malessere del personale di banche e altri intermediari alle prese con target di vendita sfidanti, a volte aggressivi. Se poi guardiamo ai ricorsi presentati all'arbitro bancario finanziario e all'arbitro per le controversie finanziarie, vediamo come il primo registra una crescita del 57% nel terzo trimestre del 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente e il secondo una crescita del 40% nel 2019 rispetto ad una media del biennio precedente, depurando in questo caso i dati dalle componenti legate ai casi di risparmio tradito dell'ultimo quinquennio. Nei prodotti e nei servizi bancari, diciamo, le lamentele si concentrano sulla cessione del quinto, circa la metà dei ricorsi, sui depositi a risparmio un 15%, sul credito al consumo un 7%. Nei servizi di investimento, invece, a dominare la scena è la consulenza finanziaria che è seguita a notevole distanza dalla ricezione ed esecuzione di ordini e dal collocamento di strumenti finanziari. Ecco, questi trend di crescita autorizzano a pensare che probabilmente il punto di equilibrio nella relazione appunto tra intermediari e clienti non sia ancora stato propriamente raggiunto. E i relatori di questa sera, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, ci aiuteranno a capire come stanno le cose. Ecco, procederei con qualche domanda, la stessa a voi stessa, ad entrambi, lasciando poi spazio a chi ci segue da casa, che potrà naturalmente farci pervenire le proprie domande, le proprie curiosità attraverso la chat. Quindi cominciamo la nostra chiacchierata appunto partendo dalla prima domanda, che è questa. Qual è l'attuale stato di salute del rapporto tra intermediari finanziari e clienti?
in base a quello che potete vedere dai vostri osservatori privilegiati. Comincerei con Baranes. Grazie, grazie prima di tutto per l'invito. Dal nostro punto di vista come banca etica, siamo forse un po' un caso particolare sia nei prodotti, nei servizi che offriamo, sia rispetto ai rapporti con la clientela. Essendo anche una banca in forma cooperativa, molti clienti sono anche soci della banca e devo dire che anche le contestazioni o i ricorsi all'arbitrato bancario sono molto poche, le controversie sono molto poche per fortuna. In un discorso generale, quello che registriamo è una situazione macro molto particolare, legata ovviamente in primo luogo alla situazione che stiamo vivendo, anche alla situazione della pandemia. Abbiamo visto crescere moltissimo il risparmio. E negli ultimi mesi un risparmio che è cresciuto molto proprio sui conti correnti, risparmio a vista, chi può risparmia ma si tiene anche alla larga da molti prodotti finanziari che siano anche un minimo impegnativi, quindi forse anche complice, come veniva ricordato, i casi di mala gestione, di risparmio tradito negli ultimi anni, in questo momento direi ancora c'è molta diffidenza. Un quadro macro che credo nell'introduzione dobbiamo anche ricordare che si caratterizza anche per una sempre maggiore concentrazione bancaria, diminuisce il numero di sportelli, quindi bisogna anche, credo, fare un discorso, un ragionamento sulla tipologia di clientela e sui servizi che vengono offerti, nel momento in cui si perde quella che noi a volte definiamo la biodiversità bancaria, ovvero diversi modelli di banche che si rivolgono anche con diversi prodotti e diversi servizi a diverse tipologie di clientela. In questo momento lo vediamo dal lato erogazione dei crediti, abbiamo una situazione, se vogliamo, paradossale in cui forse non c'è mai stata così tanta liquidità, i tassi sono schiacciati se non sotto zero, ma dall'altro lato cresce l'esclusione finanziaria, crescono le fasce di popolazione, anche di piccole e medie imprese che sono escluse dall'accesso al credito, dai servizi finanziari, quindi il rapporto con la clientela credo sia necessario ricordare anche questo. Penso all'ultimo rapporto recentemente pubblicato da Libera che presenta dei dati davvero preoccupanti sulla crescita dell'usura bancaria, quindi esclusione finanziaria di fasce crescenti anche del mondo imprenditoriale e non solo al sud, per i quali l'unica possibilità di accedere, diciamo accedere al credito, se vogliamo con un'espressione sicuramente impropria, è quella poi di finire nelle mani della criminalità organizzata che di liquidità ne ha tanta, quindi una situazione paradossale. Dal lato delle politiche di vendita, a me verrebbe da dire sì, forse ancora forte diffidenza verso buona parte del mondo bancario e finanziario, anche e soprattutto per i motivi che venivano ricordati in precedenza, forse questo conflitto che ancora non è stato risolto tra obiettivi di budget che vengono fissati ai piani alti e poi a ricaduta quelle che sono le politiche di vendita di chi è allo sportello. Parlando con amici anche dei sindacati bancari, ci dicono che questa pressione è fortissima, fino senza arrivare appunto ai casi estremi degli ultimi anni, però poi chi è allo sportello e mette la faccia, deve raggiungere degli obiettivi di vendita, deve raggiungere dei target, deve raggiungere alcune obiettivi commissionali che vengono raggiunti unicamente vendendo certe tipologie di prodotti, e poi quella che sono invece appunto le reali aspettative del cliente. Unico elemento che volevo aggiungere su questo, se parliamo dell'aspettativa della clientela, e questo noi come banca etica lo sentiamo molto forte, ma non solo noi, sta interessando tutto il sistema bancario, una crescente attenzione a obiettivi che non sono unicamente economici e di rendimento, ma una crescente attenzione alla sostenibilità. Questo ovviamente per noi nel nostro DNA come banca etica, ma parlando con molte banche con le quali lavoriamo e collaboriamo, vediamo che una fetta crescente di risparmiatori e di clienti, quando si rivolge alla propria banca, la domanda non è unicamente che rendimento mi dà, ma anche quali impatti ha sull'ambiente, dove vengono investiti i miei soldi, questi prodotti finanziari che mi state vendendo, che ricadute hanno, in quali aziende vengono. E su questo credo che anche il percorso che si sta facendo in Europa sulla finanza sostenibile e l'attenzione crescente a tutti i temi, pensiamo anche il lavoro che si sta facendo sempre in Europa su tutta la rendicontazione non finanziaria, quindi chiedere alle banche, agli intermediari finanziari di specificare nel loro bilancio gli impatti ambientali, sociali, di governance dei loro investimenti e dei prodotti che vendono, sia sicuramente una novità positiva.
forse nella ricerca difficile di questo nuovo equilibrio tra obiettivi di target delle banche e necessità della clientela, questa crescente attenzione, questa crescente alfabetizzazione non solo finanziaria, ma agli impatti che le attività finanziarie hanno sulla società e sull'ambiente, può essere sicuramente un elemento di speranza e un elemento positivo a cui guardare sempre di più nel prossimo futuro. Grazie Baranes. Passiamo a Tangerio. Mi pare che questo riferimento alla sostenibilità sia un assist, considerata la tua attenzione ormai sì, pluriennale ai temi della sostenibilità. Ecco, dal vostro punto di vista siete destinatari anche di una certa corrispondenza con i clienti delle banche, che sono anche i vostri lettori. Come stanno le cose? Qual è lo stato di salute del rapporto clienti intermediari? Allora, io partirei da due punti. Il primo è quello della liquidità. Hanno paura di investire perché in questo momento, appunto, la crisi, la pandemia. Ma depurato da questo, perché c'è questa grande massa di liquidità? Un po' perché i prodotti insomma rendono poco, di fatto è una questione di tassi di interesse, vediamo proprio c'è una sorta di repressione finanziaria che quindi si ha difficoltà a investire, ma c'è anche secondo me una mancanza di fiducia da parte degli investitori, e questa cosa va recuperata, assolutamente recuperata, e perché in questi anni, come ricordavate anche voi prima, scandali bancari hanno veramente messo un po' a repentaglio questa fiducia. E legandomi a quello che diceva Andrea Baranes sul discorso sostenibilità, ESG, è sicuramente molto importante in questo momento, insomma, anche a alti livelli, no? Ieri sera sentivo l'intervista da Fazio di Bill Gates sul cambiamento climatico. E io penso che la finanza sostenibile avrà un ruolo sempre più importante nei prossimi anni. Però ho anche un timore che la finanza sostenibile, tutti i prodotti legati alla sostenibilità, possano essere utilizzati per vendere appunto prodotti a persone utilizzando questo trend. E quindi questo trend venga, lasciatemi il termine, un po' strumentalizzato, no? Dai collocatori. Per questo motivo c'è bisogno da parte delle persone di documentarsi, cioè non basta comprare il fondo, cioè etica sicuramente sì, perché sono 20 anni che fanno questo e quindi hanno, diciamo, un track record, un pedigree veramente notevole, sono quelli che hanno fatto un po' da punto di riferimento nel settore, quando di finanza sostenibile non parlava nessuno. Però bisogna stare attenti e investire in maniera molto consapevole. Non, se vi dicono che quel fondo è green, insomma, dovreste fare un po' di domande, guardarvi un po' di documenti e non comprare il primo prodotto che vi propongono, insomma. Perché il rischio appunto è che se ne parla tanto, il tema è esploso l'anno scorso, ancora più a inizio anno, e potrebbe essere utilizzato come specchietto per le allodole, no? Diciamo che sono molto sensibili soprattutto i giovani a questi temi, millennials in particolare, che notoriamente in Italia sono quelli che non hanno i soldi. Però a livello internazionale, soprattutto in America, nei prossimi anni, a breve, da qui al 2015-2030, ci sarà uno spostamento di soldi verso queste nuove generazioni, e loro faranno poi, daranno un po' l'indicazione su come investire, sui trend da seguire. Detto questo, però, insomma, da genitore, anche da ancora, non sono ancora nonno, ma da genitore, insomma, io pure investirei in questi prodotti, anche se fosse, insomma, da qui al 2050, speriamo, insomma, di esserci, anche se molto anziani, però è giusto lasciare anche un pianeta, insomma, più
più sostenibile, quindi investire oggi noi per i nostri figli lo facciamo e ha un senso farlo, però appunto in modo oculato e stando attenti a cosa si compra. Bene, avete ricordato l'elemento fiducia che è stato messo un po' in discussione negli anni passati, avete parlato di questo trend verso la finanza sostenibile, ma anche dei rischi che ci possono essere quando si verificano questi cambiamenti che indirizzano anche la domanda dei risparmiatori. Di conseguenza mi viene un po' naturale farvi questa domanda. Come valutate l'attività degli arbitri che sono stati creati in questi ultimi anni, quello bancario e quello per le controversie finanziarie? In particolare, la cosa che più mi interesserebbe approfondire è questa: pensate che le loro decisioni, oltre naturalmente a dirimere i conflitti, abbiano avuto anche un effetto educativo su banche e risparmiatori? Ecco, questo aspetto educativo viene spesso sottolineato proprio dagli arbitri stessi, che appunto ricordano di avere anche questa funzione o di ambire anche a questo obiettivo. Baranes. Guardi, in parte sì, e potenzialmente c'è un ruolo anche educativo. Mi verrebbe voler vedere il bicchiere mezzo pieno, mi verrebbe da dire potenzialmente, perché purtroppo ancora oggi mi sembra i casi sono limitati, e forse parliamo comunque di alcune migliaia, quindi sicuramente è interessante come strumento per anche la maggiore agilità rispetto a rivolgersi ovviamente a un giudice ordinario, una causa civile o quello che è, e quindi potenzialmente è uno strumento molto interessante. Mi verrebbe da dire ancora oggi chi si rivolge a questa forma di arbitrato per le controversie è chi ha già una certa formazione abbastanza solida in materie bancarie e finanziarie. Credo in molti abbiano visto famose ricerche dall'OCSE in poi sull'alfabetizzazione finanziaria, nella quale l'Italia risulta sempre purtroppo agli ultimi posti. Quindi una enorme difficoltà degli italiani a relazionarsi col mondo bancario e finanziario anche nell'impiego dei propri risparmi. Un mio collega con una battuta diceva: gli italiani per comprare un telefonino si informano 4 mesi su internet, chiedono a tutti gli amici esperti, comprano le riviste specializzate, passano le giornate di ricerca, poi risparmio di una vita, ho la banca sotto casa, li metto lì e non mi interesso oltre perché tanto non ne capisco nulla. Ecco, c'è questa forte asimmetria tra chi offre un prodotto finanziario, chi offre alcuni prodotti e chi li acquista, e in questo senso mi sembra che dobbiamo ancora fare molti passi verso un maggiore equilibrio di poteri. Su questo queste forme di arbitrato possono essere un aiuto, però mi sembra appunto sia un aiuto potenziale. Un esempio lo potrei fare anche tornando a quanto veniva detto prima sulla sostenibilità intesa in senso reale, e il fatto che sempre più banche e intermediari finanziari offrono prodotti sostenibili che molto spesso sono, se non iniziative di marketing, poco ci manca, il famoso greenwashing, darsi una lavata di verde continuando a offrire sempre gli stessi prodotti. Quindi ancora recentemente, faccio questo esempio, avevamo banche che si autodefinivano sostenibili perché utilizzavano carta riciclata nelle filiali, molto bello, ma se poi continui a finanziare le peggiori centrali a carbone del mondo per miliardi di dollari, guardare unicamente a quelli che sono gli impatti interni è perlomeno limitativo come discorso. Quindi quest'ambito, credo, della sostenibilità, credo sia emblematico di questa asimmetria tra chi offre un prodotto finanziario e chi lo va a acquistare. Queste difficoltà e questa mancanza di alfabetizzazione finanziaria credo che sia molto forte in molti ambiti. Posso fare un altro esempio che ancora oggi è purtroppo molto forte per quanto riguarda gli investimenti finanziari. Ci troviamo molti gestori che dicono: noi proponiamo fondi green, fondi attenti al clima, fondi ambientalmente sostenibili, unicamente perché loro pesano un po' meno i combustibili fossili rispetto ai riferimenti di mercato. Quindi se oggi a Wall Street le aziende del settore dei fossili pesano per il 25% del listino, loro creano un fondo in cui le aziende dei combustibili fossili sono il 24,9%, e basta questo per dire che sono sostenibili.
Questo per noi non va bene, non va bene nel modo più assoluto, anche perché si crea confusione rispetto a chi appunto da 20 anni cerca di portare avanti un'idea radicalmente diversa di finanza quando parla di finanza etica. Quindi c'è questa distanza ancora molto forte tra una clientela che è chiamata a informarsi, che è chiamata a delle scelte sempre più consapevoli e quelle che sono i prodotti offerti. La speranza è che strumenti come questo per l'arbitrato, per le controversie finanziarie possano in futuro diventare sempre più efficaci, soprattutto sempre più conosciuti. Quindi ecco, ripeto, a vedere il bicchiere mezzo pieno è una proposta interessante, però mi sembra ancora di nicchia rispetto a quelli che sono i numeri e le potenzialità in gioco. Grazie Baranis. D'Angerio? D'Angerio lo abbiamo perso. Allora, in attesa che si ricolleghi, trasmetto a lei Baranis una domanda che ci viene da casa. Ci chiedono se Morningstar, nel classificare gli investimenti ESG, sia attendibile. In effetti il tema del classificare cosa è sostenibile, cosa non lo è, un tema di grande portata. Cosa ci può dire Baranis a questo riguardo? Sì e no, appunto, a seconda di che cosa si intende per sostenibilità. Morningstar si è affermato come uno dei più autorevoli come classifiche dei fondi sostenibili. Il problema, come dicevo, è che oggi mancano degli standard condivisi, quindi di fatto ogni banca, ogni gestore finanziario, ogni SGR può di fatto autodefinirsi sostenibile in base a parametri, a criteri che si definisce da solo. Quindi ripeto, ancora avviene oggi banche che si dicono sostenibili guardando unicamente gli impatti interni. Ripeto, bello usare la carta riciclata e le lampadine a basso consumo, ma se non consideri quelli che sono i tuoi impatti esterni. Rispetto ai fondi, analogamente, c'è chi intende la sostenibilità con un'analisi seria di esclusione di alcuni settori merceologici, di punteggi di settore, di best in class, di valutazione esterna più un'attività di ricerca interna, quindi tutta una serie di parametri. C'è invece in questo momento chi dice io sono sostenibile perché escludo unicamente quel singolo settore merceologico o perché io intervengo nelle assemblee delle società quotate. Bello, ma secondo noi non basta. In questo senso un lavoro potenzialmente molto interessante è quello che si sta portando avanti nell'Unione Europea, che sta cercando di inquadrare e definire che cosa si può intendere per finanza sostenibile. Dal nostro punto di vista abbiamo avanzato delle critiche, il percorso è molto focalizzato su ambiente e clima, molto poco ancora sul sociale, diritti del lavoro e molti altri temi che secondo noi sono fondamentali, ma se non altro quello che speriamo di vedere è appunto dei criteri, dei parametri condivisibili e condivisi che permettano di dire quali sono i confini per cui un investimento può definire, o un gestore a maggior ragione, può definirsi di finanza sostenibile. Grazie Baranis. D'Angerio, si parlava degli arbitri, ecco, sì. due riflessioni, sì, su questo tema, poi trasmetterò anche un'altra domanda da parte degli ascoltatori, anche se un po', come dire, vicina ad una consulenza vera e propria, quindi ti chiederò di fare una valutazione comunque più generale. Allora, intanto partiamo dagli arbitri. Allora, l'arbitro bancario, soprattutto, perché quello della Consob è molto più recente, non c'è ancora un grande storico, no, su questo. Allora, per l'arbitro bancario posso portare la mia esperienza personale. Appena fu istituito, parliamo di una decina d'anni fa, se non erro c'era Tremonti come ministro dell'economia, e me lo ricordo perché all'epoca si era poco dopo appunto la crisi finanziaria del 2008, era forse nel 2010-2011, sul mio mutuo io chiesi una sorta di storno, no? Adesso dei tassi di interesse, di una quota dei tassi di interesse. E devo dire che fu rapido insomma, l'arbitro bancario nel fare questa valutazione nei confronti della mia banca, non faccio nome, che nicchiava un po' su questa cosa. Io con banali 20 euro
riuscì a farmi rimborsare questi 300-400 euro che mi doveva la banca. All'epoca era, quando fu istituito l'arbitro, secondo me funzionava molto bene. Adesso funziona ancora bene, però si è creato un po' di giurisprudenza, no, nei vari collegi, e quindi non sempre i correntisti in particolare, perché poi si parla di mutui, conti correnti, mentre appunto con Consap parliamo di investimenti, non sempre hanno ragione, non perché non ce l'abbiano, è perché si è creato appunto un po' di giurisprudenza, e quindi bisogna essere, come diceva Andrea, più tecnici, no? Quando esponi il caso all'arbitro. E poi c'è un altro punto. Abbiamo notato negli ultimi mesi che le banche hanno meno paura della sanzione reputazionale dell'arbitro, che, come sapete, è quella della pubblicazione sui giornali, almeno su due giornali, del provvedimento dell'arbitro. In passato non si arrivava alla sanzione reputazionale, bastava il provvedimento dell'arbitro, anzi bastava la raccomandata alla banca e all'arbitro per far muovere la banca. Adesso invece alcune banche e anche grossi gruppi non bancari, ma che hanno anche banche, e preferiscono arrivare appunto alla sanzione reputazionale e quindi alla pubblicazione del provvedimento e basta. Quindi poi alla fine non so, come se ci fosse meno timore di questa sanzione. Questo è quello che stiamo un po' notando. Per il resto c'è anche un discorso di giustizia civile, cioè ormai sono anche decongestionate così anche i giudici, no? Attraverso queste forme di mediazione. Ovviamente la banca non è tenuta appunto a ottemperare, quindi molto spesso si va davanti, adesso ultimamente più di prima si va davanti poi al giudice, però diciamo è stato studiato questo procedimento per appunto per scaricare anche un po' i giudici di tutti questi di queste procedure molto molto insomma di pochi euro, no, ma insomma poche migliaia di euro che ingolfano appunto i tribunali. E poi sulla Consob, cioè sull'arbitro Consob, non ho tanta visibilità, non so come funzioni. So che quello bancario funziona, anche costa anche poco, cioè bastano 20 euro. È una raccomandata, che oggi fai la PEC e quindi non c'è manco bisogno di pagare la raccomandata imposta. E quindi io sono, insomma, ero più contento all'inizio di questo procedimento, adesso un po' meno. Ecco, ci è arrivata una domanda che, come dicevo prima, ha dei tratti, diciamo, consulenziali che non mi consentono di riportarla così com'è. Il tema è questo: risparmiatori che hanno investito in BTP indicizzati e che vengono, come dire, indirizzati dalle banche verso soluzioni diverse, con la composizione di un portafoglio che ha probabilmente un profilo di rischio un po' più elevato rispetto a quello del semplice BTP. Ecco, questo tipo di suggerimento in questa fase in cui appunto l'investimento obbligazionario ha dei rendimenti molto molto contenuti ha una sua razionalità? Paranes, se vuole dire due cose su questo punto. Sto sfiorando un discorso generale, molto generale. No, battute a parte, mi verrebbe da dire, in parte ha senso perché in questo momento i rendimenti sono estremamente bassi, appunto per le politiche monetarie espansive delle banche centrali, per, ricordavamo prima, la propensione al risparmio degli italiani, e quindi moltissimi soldi o parcheggiati nei conti correnti o in strumenti comunque facilmente liquidabili, e i tassi sono tutti schiacciati. È vero anche che i tassi sono schiacciati sull'insieme dei mercati finanziari, questo eccesso di liquidità, e vediamo i vari indici, da Wall Street alla City alle principali piazze finanziarie, che sono sui livelli di record assoluto, poco ci manca, in buona parte sostenuti da quelle che sono appunto queste politiche monetarie espansive della gran parte delle banche centrali.
Quindi in questo momento è vero che i tassi sono ai minimi, però è anche vero che obbligazioni, azioni, la gran parte degli strumenti finanziari sono ai massimi. Purtroppo si sta registrando uno scollamento tra i fondamentali dell'economia, un'economia che è ancora in profonda crisi a causa della pandemia, e un settore finanziario che invece sta viaggiando molto alto. Questo scollamento tra fondamentali dell'economia e valori sui mercati finanziari è la definizione stessa di bolla finanziaria. Ora, non è detto che sia una vera e propria bolla e che debba scoppiare, ci può essere un riaggiustamento più moderato e con tempi più lunghi. Però è vero che anche investitori istituzionali, tradizionalmente poco avvezzi al rischio, penso ai fondi pensione, penso alle assicurazioni, che muovono comunque somme molto importanti, progressivamente si sono spostati su strumenti tradizionalmente un poco più rischiosi alla ricerca di qualche rendimento. Quindi per il singolo risparmiatore il rischio è quello di entrare su un mercato che è già ai massimi, e nel momento in cui dovesse sgonfiarsi questo mercato ai massimi si rischia di pagarne le conseguenze. Angelio, allora, generale. Due discorsi da fare, uno contingente e uno di lungo periodo. Quello contingente, a proposito di inflazione, è che l'inflazione sta rialzando la testa, soprattutto negli Stati Uniti, è un'inflazione da commodities, quindi non da lavoro, no? Perché insomma l'inflazione può essere di vari tipi. In questo caso appunto è perché c'è una grande richiesta di materie prime, e quindi questa sta facendo partire un po' di inflazione nel mondo, in particolare negli Stati Uniti e non solo. Quindi un BTP indicizzato all'inflazione, io non lo so oggi personalmente se lo venderei, però questo, come dire, questa è una mia personale visione, se l'avessi in portafoglio. Però poi c'è un discorso di lungo periodo, cioè, o meglio, di medio, insomma, quello che dovrebbe essere poi un portafoglio, no? Ben fatto. Cioè, io adesso non so se il signore ha investito tutti i suoi soldi nel BTP Italia indicizzato all'inflazione, o se è soltanto una porzione del portafoglio, perché se è una porzione del portafoglio di un tot, allora deve confrontarsi col suo consulente, il suo consulente gli deve spiegare bene perché deve venderlo adesso e non aspettare il 2025 o switchare su un altro indicizzato. Se invece è tutto lì, allora diventa un po' un problema, perché insomma di solito non si mettono mai tutte le uova nello stesso cesto, perché si possono rompere, insomma. Quindi bisogna diversificare. Quindi se la banca o il consulente gli ha proposto di diversificare, e questo 70% di obbligazionario, monetario e azionario rispecchia il suo profilo di rischio, deve valutare lui appunto se ridistribuire questi soldi che ha investito nell'indicizzato in modo più, come dire, più opportuno su più asset class per avere un portafoglio che sul medio, sul periodo sia insomma riesca a contenere gli scossoni della borsa, perché questo è stato poi il 2020, abbiamo visto un'enorme volatilità appunto provocata dalla pandemia. Ecco, dando sempre uno sguardo attento ai costi che tutte le soluzioni di investimento comportano. Assolutamente sì. Torniamo al tema della serata, quindi il rapporto intermediari-clienti, un rapporto su cui, per quanto riguarda quantomeno i servizi di investimento, ha inciso particolarmente la MiFID. Sono ormai passati appunto diversi anni dall'entrata in vigore di questa direttiva, soprattutto quella più recente, la MiFID 2, che aveva obiettivi dichiarati come l'azione nell'interesse dei clienti, corrette informazioni agli investitori, gestione dei conflitti di interessi, la regola del conosci il tuo cliente. Ecco, secondo voi tutti questi obiettivi sono stati effettivamente conseguiti? Baranes, che cosa ci dice a questo proposito? Guardi, su questo io sono piuttosto critico, e mi verrebbe da dire che gli obiettivi non sono stati conseguiti né dal lato della clientela né dal lato del sistema finanziario.
per spiegarci dal lato della clientela, sì, il questionario viene riepito, io domando alle persone che ci ascoltano, che hanno dovuto compilare la MiFID, quanti hanno letto tutto il questionario, quanti leggono tutta la documentazione prima che il consulente faccia mettere le firme sui vari moduli, e quanto questi strumenti, forse effettivamente in molti casi c'è la buona fede, quindi si riempie il questionario cercando di capire il profilo di rischio del cliente e quindi cercando di dargli poi prodotti finanziari migliori, però ecco, non so quanto poi siano efficaci nei casi in cui dovevano, la MiFID era pensata per proteggere il cliente, per ridurre questa asimmetria informativa da comportamenti aggressivi. Ecco, nel caso in cui da parte dell'intermediario finanziario ci siano comportamenti, diciamo, aggressivi, per non dire fraudolenti, mi domando quanto poi la MiFID sia in grado di proteggere il piccolo risparmiatore da certi comportamenti. Ma anche dall'altro lato, quello che dicevo, dal lato del sistema finanziario, quello a cui mi sembra che abbiamo assistito negli ultimi anni è un'enorme mole di regole e di controlli sull'attività creditizia delle banche, che sono ipercontrollate, aumentano i costi di compliance, aumentano i costi per i controlli, che può anche andare bene, però l'effetto paradossale è che i capitali rischiano di spostarsi verso settori dove è più semplice e meno controllato. Veniva prima accennato al volo, oggi per molte banche forse è più semplice investire sui mercati finanziari che non concedere un mutuo. In maniera più ampia, pensando alla MiFID, pensando alle nuove regole, anche alle regole approvate sui requisiti patrimoniali, io leggevo pochi giorni fa un nuovo paper della banca per i regolamenti internazionali, e diceva c'è proprio un parallelismo che è stato osservato in quasi tutte le giurisdizioni tra l'aumento di normative, di controlli macroprudenziali sul sistema bancario e la crescita del sistema bancario ombra. Quindi il rischio è chi fa in buona fede continua a farle, ma che maggiori regole e controlli, in assenza di un coordinamento internazionale e di un'attività di regolamentazione che riguardi la finanza a tutto tondo, significa unicamente sempre maggiore spostamento di capitali verso i settori che hanno meno controlli. Quindi può essere che in alcuni casi anche la MiFID e i successivi aggiornamenti abbiano portato dei passi in avanti. Io continuo a credere che ci siano ancora molte lacune e ancora molte scappatoie per chi non voleva già a monte fare le cose per bene, diciamo così. Grazie, D'Angerio. Ma secondo me, parafrasando un'altra frase, le norme camminano sulle gambe sia delle persone, sia del collocatore che dell'acquirente, quindi sia di chi ti propone questi prodotti che di chi li acquista. Lo diceva lei all'inizio, no? Avevamo una rubrica su Plus che si chiamava Mal di Budget. E appunto il collocatore, quindi chi lavora allo sportello, ma lo stesso anche consulente, molto spesso ha il fiato sul collo, no, del capo area che gli chiede di vendere un tot di prodotti. E questa cosa ovviamente provoca stress nel venditore e che deve a sua volta stressare l'acquirente, no, che vuole, a cui deve vendere appunto questo prodotto. Quindi la MiFID 2 poco può, no, davanti a queste cose. È un malcostume che c'è da anni e che non credo che sia stato debellato dalla normativa MiFID 2. E dall'altra parte però io non vorrei sempre scaricare la responsabilità sulle banche, sui promotori, consulenti, perché io penso che una grossa responsabilità ce l'hanno anche gli investitori. La prima regola è che non compri quello che non capisci. Non lo compri, cioè c'è poco da fare. Giustamente diceva Baranes prima che facciamo grandi studi per comprare uno smartphone, ma qual è il senso, no? Se poi dopo diamo i nostri soldi, pochi o tanti che siano, nelle mani del primo che passa, cioè veramente è una cosa che io ogni volta che me lo dicono io rimango allibito. È come se volessimo prendere le distanze dai nostri soldi, eppure ce le siamo guadagnate con un bel po' di fatica, no? Quindi dovremmo preoccuparci più di quello che dei cellulari. Allora, è molto importante quello che facciamo stasera, che facciamo da 17 anni qui con voi, quello che fa il Comitato di Educazione Finanziaria. Bisogna studiare, cioè bisogna studiare per investire i propri soldi, bisogna innanzitutto mettere da parte un po' l'avidità, no? Perché anche i signori e le signore un po' anziane che vanno a chiedere oggi in banca il 2, il 3, il 4%, sono un po'
insomma, vivono fuori dal mondo, no? Ecco, è chiaro che poi dopo, se vuoi quei tassi di interesse, poi ti mettono dei bond high yield dentro il portafoglio. Cioè, quindi bisogna stare attenti, mettere un po', essere un po' meno avidi e studiare un tantino. Altrimenti, appunto, se non si ha voglia di farlo, allora bisogna poi affidarsi, avere fiducia, no, nella persona, nell'interlocutore. È dura, perché innanzitutto evitare i parenti, se possibile, ma soprattutto anche perché poi si creano delle liti, no? Fondamentalmente, amici e parenti è meglio non avere a che fare nel lavoro, negli investimenti, perché altrimenti poi dopo si rischia di rompere delle amicizie di lungo corso. E quindi cercare di, insomma, tastare, capire, mettere a confronto più proposte, non affidarsi allo sportello sotto casa. E poi, appunto, studiare un po', leggersi qualche documento. Non sono tutte difficili le cose della finanza, appunto. Sono dei bellissimi libri che hanno fatto, appunto, in Fondazione Etica, Finanza Etica, ma anche quello di Biggeri, no? L'ultimo che ha scritto, che ha fatto. Insomma, ci sono dei libri che sono alla nostra portata, e quindi occorrerebbe, prima di investire, dare un'occhiata a questi libri. Quindi documentarsi. Non è sempre colpa dell'interlocutore, consulente, sportellista, quando a volte perdiamo i soldi. Un po' aiutati che il ciel t'aiuta, è un minimo. Vale la pena riprendere questa massima. Ecco, un'altra tematica che vorrei sottoporvi, che è anche di grande attualità, è questa. La pandemia ci ha costretto a diventare tutti più digitali. Abbiamo scoperto come comunicare a distanza, lo stiamo facendo in questo momento. Firmare i documenti senza recarci fisicamente in filiale e tante altre cose. Ecco, questo diventare più digitali però ha posto anche le basi per un'evoluzione ulteriore del rapporto cliente intermediario, un rapporto sempre più mediato dalla tecnologia. Quindi la domanda che vi vorrei sottoporre è questa: quali vantaggi e quali criticità possiamo aspettarci da un uso pervasivo dei big data, del machine learning, dell'intelligenza artificiale nel rapporto con gli intermediari? Baranes. Guarda, questo è un tema estremamente ampio e l'evoluzione è velocissima. Ogni tanto, quando mi capita di parlare innovazioni digitali e tecnologiche, ricordo il primo articolo in cui per la prima volta si menzionava blockchain e Bitcoin di una dozzina di anni fa, e oggi sembra che se non hai una tecnologia blockchain sei fermo nella preistoria. Quindi parliamo di evoluzioni davvero velocissime. Rispetto a tutte queste possibilità, la prima cosa mi verrebbe da dire è se è una scelta o un obbligo, nel senso, può portare vantaggi, può portare molta facilità nelle transazioni, e in questo senso forse verrebbe da dire troppa facilità. Con due click possiamo comprare, vendere, a volte sovraindebitarci o fare investimenti finanziari anche molto, molto arrischiati. E il problema che ci troviamo davanti è forse, appunto, per qualcuno la troppa facilità verso cui si sta andando nelle scelte di investimento, nei servizi finanziari, nelle possibilità di spendere. Lo vediamo anche nella guerra, non ci sono altre parole in questo momento, tra i colossi di internet per assicurare servizi di pagamento sempre più veloci, sempre più semplici, insomma, senza fare nomi, ma dai social network alle grandi imprese tecnologiche. In questo momento non si riesce a accedere a un social network senza che ci sia il sistema di pagamento, il servizio, il mercatino, il tentativo di creare una valuta del social network o quello che è. Quindi il rischio è veramente che con due click succeda poi il disastro. Però, ripeto, è anche il rischio che cresca il digital divide. Quindi, se è voluta o subita questa scelta, ricordavo all'inizio, si sta andando in una situazione di sempre maggiore concentrazione bancaria, sempre meno sportelli. Come Banca Etica abbiamo fatto uno studio sull'esclusione finanziaria, risulta sempre più comuni italiani non hanno più uno sportello bancario, quindi non è più la scelta di fare alcuni servizi online perché non voglio prendere il motorino o fare due passi e andare in banca, è perché non ho
una filiale bancaria e sono costretto a fare tutto online, e quindi c'è un enorme problema ovviamente di digital divide. Un ulteriore problema in particolare riguardo i servizi di investimento è che con big data e machine learning eccetera si vada verso algoritmi sempre più simili e che reagiscono tutti nello stesso modo rispetto a determinate informazioni, quindi il rischio di un'omologazione anche delle strategie di scelta di investimento dei mercati che possono portare a veri e propri disastri. Il famoso l'esempio che si cita spesso del flash crash, come si chiama, che è occorso a Wall Street una decina di anni fa, mi sembra nel 2010, quando in pochi minuti sembra la ricostruzione sia stata che un venditore ha sbagliato a mettere un ordine invece di 10 milioni, ha messo 10 o quello che è, e tutti gli algoritmi hanno visto una vendita su un titolo e si sono precipitati a vendere, e l'indice Nasdaq a Wall Street è crollato del 10% nel giro di 2 ore, perché nel momento in cui tutte le scelte di investimento di tutti i grandi fondi sono basate su algoritmi che pretendono di conoscere il cliente e le strategie, nel momento in cui arriva l'indicazione di vendere, boom, tutti gli algoritmi reagiscono nello stesso modo. Quindi ci sono enormi rischi che dovremo governare, ovviamente non si può pensare di tornare indietro rispetto ai progressi tecnologici, però ci sono dei rischi molto alti e credo che la domanda oggi sia come governarli e come far sì che possa essere un'opportunità, limitando quelli che sono alcuni rischi evidenti che oggi ci vediamo, che oggi vediamo davanti a noi. Grazie. D'Angerio. Allora, io penso che il fattore umano sia ineliminabile in una relazione di investimenti. Certo, adesso ci sono i robot advisor, no? E quindi ci sono delle strategie quasi standardizzate che possono andare bene per qualcuno, non per un altro, in base al profilo di rischio, e in effetti serve perché per chi ha pochi soldi da investire avere un consulente a volte è costoso, quindi sì, ci sono questi nuovi strumenti, anche se non sembra che gli italiani in questo momento siano molto interessati, però c'è questa possibilità, ben vengano. Detto questo, dicevo, il fattore umano secondo me è ineliminabile, cioè è importante che, io parlo di investimenti, non parlo di semplici conti correnti, depositi, parlo di investimenti, io penso che sia importante anche farlo, anche parlare con il consulente come stiamo facendo noi, no? Via rete, perché non è possibile andare in banca, perché per tanti motivi, io penso che sia molto molto importante confrontarsi, e perché soprattutto se uno non ha delle grandi competenze finanziarie, poi come diciamo prima è importante che se le facciano, ma soprattutto che abbiano in testa quali sono gli obiettivi, che cosa fare di questi soldi, no? Che sia sul conto corrente. Vorrei poi spendere una parola sul discorso del trading, no? Abbiamo visto quest'ultimo mese, c'è stato queste notizie dall'America su masse di persone che compravano e vendevano titoli come GameStop e simili, quasi diventando una sorta di ribellione, no? Dei piccoli contro i grandi hedge fund. Ecco, io lì inviterei alla prudenza sia gli anziani che i giovani su queste cose, perché comunque sono soldi, non è una bisca, non è una roulette. Diciamo che in Europa, in Italia, quello che è avvenuto in America non potrebbe avvenire, perché ci sono tutta una serie, adesso non stiamo entrare nel tecnico, di paletti, di cose che non consentono di vendere allo scoperto come si fa. Cioè si può vendere allo scoperto, ma non nel modo in cui avviene in America. Però diciamo che in generale il trading, quindi la compravendita di azioni, farlo ogni giorno, bisogna anche lì avere tanto tempo innanzitutto, perché non è che ci si può affidare, come dire, vedere le azioni una volta al giorno, soprattutto quando si usa la leva, no? Se si usa la leva addirittura puoi perdere tutto. Quindi lì starei molto attento, e insomma alcuni ne hanno fatto una professione del trading, addirittura riescono a sbarcare il lunario facendo il trading online. Boh, insomma, ho tanti dubbi su questo, però ciò non toglie che uno possa farlo se ha le giuste competenze. Beh, forse vale la pena ricordare come, guardando attentamente nelle pubblicità che offrono servizi di trading online, in caratteri molto piccoli sia scritto: attenzione, il 70% dei clienti della nostra piattaforma perde denaro.
Quindi quello forse è un monito che varrebbe sempre la pena tenere presente. Chiedo a chi ci ascolta se ha domande da sottoporre ai nostri ospiti, può approfittare della loro presenza, quindi invito tutti a farci pervenire delle domande. Me ne faccio un'altra, di modo che si possa lasciare il tempo agli ascoltatori di vincere la loro, diciamo, timidezza e ritrosia. Abbiamo visto prima come in questo momento appunto il tema della sostenibilità sia veramente al centro dell'attenzione e come magari da parte di qualcuno ci sia anche un po' una strumentalizzazione nello sfruttare questo clima per favorire la vendita di alcuni prodotti che magari tanto verdi o tanto social non sono. Ecco, un'altra, chiamiamola, moda del momento che mi pare di percepire da tutta una serie di segnali è senz'altro quella dei certificati. Ormai credo che tutti i risparmiatori abbiano ricevuto offerte da parte dei loro interlocutori finanziari nella forma appunto dei certificates. È diventato un prodotto di grande successo. Ecco, cosa ne pensate, Baranes? Magari sì, possono essere uno strumento, diciamo così, chiedo scusa per l'approssimazione, forse un po' a metà strada tra il lasciare i soldi sul conto corrente e un investimento vero e proprio, insomma l'idea di un certificato di deposito. Chiaro che lì è molto una questione anche di fiducia nei confronti della propria banca, perché il proponente utilizza direttamente queste risorse, quindi possono avere anche un fine, sì, di, chiamiamolo forse investimento a breve termine, appunto, in modo forse un po' improprio in un momento in cui i tassi sono estremamente schiacciati. In un'ottica di diversificazione del portafoglio può essere anche una forma di diversificazione che può avere un suo senso. È molto forte lì la questione di fiducia, perché è direttamente un prodotto della banca offerto dalla banca stessa, quindi è evidente quelli che sono i rischi. Se posso, tornando sempre a scelte investimento, tornare un momento indietro, oggi molti affrontano sì il trading online, la serietà con cui viene fatto è quella di un videogioco. In Asia spopolano, leggevo quest'articolo, che sulle metro in Cina e sui mezzi pubblici in Cina, come noi giochiamo magari a Candy Crush o altri giochi, lì il gioco che va per la maggiore sono le opzioni binarie, in cui tu scommetti se un dato titolo, una data azione, da lì a un minuto salirà o scenderà. Ora, è chiaro che scommettere se tra un minuto le azioni della Apple salgono o scendono non è che da lì a un minuto l'Apple fa un telefonino migliore o presenta una semestrale di bilancio migliore, è proprio puramente una scommessa, è come giocare a testa o croce, però chi lancia la monetina si tiene di solito una commissione intorno al 30%, e è il livello del videogioco. Insomma, da lì a forme di investimento finanziario più serie, in cui uno, grazie alla digitalizzazione, può anche muoversi autonomamente, ecco, c'è un mondo senza andare bianco o nero, ma ci sono moltissime sfumature. Alcune sono decisamente preoccupanti, altre forse sono comprensibili per un certo target di persone che ha competenze sia in ambito finanziario sia forse in ambito informatico per poter accedere a questo tipo di mercati in maniera consapevole. D'Angerio? Ma io sarò noioso, ma voglio ribadire che c'è sempre bisogno di fare pianificazione finanziaria. Cioè, a me che una persona mi proponga il prodotto mi fa strano, perché cioè, io ho dei soldi e li investo. Investo questi soldi in base al mio profilo di rischio, il mio orizzonte temporale, i miei obiettivi. Non vado a comprarmi il prodotto. Non è come comprarsi un chilo di pasta. È qualcosa di diverso. E quindi vanno bene anche i certificati, sempre in un ambito di un progetto finanziario dove i certificati hanno uno spicchio di questo progetto finanziario, ma non lo decido giorno per giorno o come quando vado a fare la spesa dal fruttivendolo o al supermarket. Lo faccio una volta e poi c'è la manutenzione del portafoglio, una volta ogni 6 mesi, 2 volte all'anno, anche di più se ci sono delle crisi finanziarie come abbiamo avuto l'anno scorso.
E questo è. Il discorso del comprare e vendere azioni, comprare dei prodotti, qualcosa di, che avviene spot e non ha senso. Non ha, o meglio, ce l'ha nella misura in cui vediamo la borsa come un gioco. No? Allora, se è un gioco, allora vuoi guardarlo così, c'hai quei 100 euro che vuoi buttare, ok, va bene, come quando uno va appunto a campione e si fa una giocata alla roulette. Però, e questo è, non è, non è investimento, è gioco, no? Senza dare un'accezione positiva o negativa alla cosa. È un gioco. Allora va preso come tale, appunto, bianco-nero, cioè, non, come fai a decidere? È una questione di fortuna. Quindi, se è questo, va bene. L'importante è che sia chiara questa cosa al risparmiatore, investitore, giocatore, no? Deve essere chiaro. Quindi, se in banca mi offro qualcosa da comprare, io devo sempre avere in mente il quadro. No? Perché me lo stai offrendo? È una scelta che tu fai tattica in questo momento che mi proponi perché sai che tra un anno, tra sei mesi c'è parte l'inflazione perché il tuo ufficio studi ha spiegato che ci partiranno le materie prime, quindi ci sarà inflazione e quindi tu mi stai proponendo di investire su un prodotto indicizzato all'inflazione. Allora devi spiegarmi perché mi propone quel prodotto, non perché mi fa guadagnare di più. Rispetto a cosa? E quindi questa è un po' la mia risposta sui... Poi leggevo, prof, che c'è qualcuno che chiede il nome del libro. Il libro. Ecco, esatto. Però io non lo ricordo. Ricordo l'autore che è Ugo Biggeri, ma Andrea forse mi saprà dirlo lui. I soldi danno la felicità col punto interrogativo, l'ultimo di Ugo. I soldi danno la felicità, infatti. Col punto interrogativo. Col punto interrogativo, sì. È utile dare indicazioni di lettura. Segnalo pure, fatto da noi, ed è uscito il 4 febbraio, ma lo trovate in edicola il 4 febbraio, ma lo trovate sul web, cioè sul nostro sito del Sole 24 Ore, Investire Green, che di fatto per chi vuole un po' approfondire la parte appunto di sostenibilità, di finanza sostenibile, veramente scritto da me, anche da altri colleghi bravissimi di Plus, ma scritto proprio in maniera piana, semplice, spiegata, perché... Io quello che ripeto da un po' di anni che la finanza sostenibile per anni è stata un po' autoreferenziale con tutte queste sigle che alla fine poi agli umani insomma non dicono niente, ESG, SRI, tassonomia, tutte queste menate qui, bisogna spiegarle, noi abbiamo cercato di farlo, lo fanno benissimo anche Banca Etica sui loro siti, sono bravissimi anche loro. E cerchiamo di spiegarlo perché veramente persone, insomma, ESG, a parte di spiegare la sigla che vuol dire Environment, Social and Governance, Ambiente, Sociale e Governance, ma poi spiegare che cos'è, che cosa non è, come si applica. Abbiamo provato a farlo appunto con questa guida, manuale, come volete, che si chiama Investire Green, ed è rivolto soprattutto ai giovani, perché... insomma, abbiamo visto che sono loro quelli più sensibili al tema in questo momento e oltre a fare i Fridays for Futures il venerdì, forse è anche utile che sappiano per che cosa lo fanno, no? questo sciopero a scuola. Oh, giustissimo. C'è un'altra domanda che vi giro. Chiedono se... diciamo, in caso di default di una compagnia assicurativa, chi ha sottoscritto la polizza, diciamo, di assicurazione vita abbia una qualche forma di garanzia. Baranes? Qui credo di sì, ma non devo ammettere, non ho molta esperienza in questioni assicurative. Nel caso delle banche c'è un fondo di tutela dei depositi, ci sono meccanismi analoghi, però non so dire fino a dove possono arrivare nel caso delle polizze assicurative, se coprono interamente, non so qui se Vitaliano ha elementi in più. So che chiaramente c'è per le banche sui conti correnti. Sì, immagino sì. Non so fino a che punto arrivi la garanzia, la copertura. Anche io sono impreparato. Onestamente, ma immagino appunto per logica e come dice Andrea, detto questo, IVASS, che è l'authority e l'equivalente di Consob per i mercati finanziari di Banca d'Italia, IVASS con due S.it, è un ottimo sito, anche lì è fatto molto bene, credo che l'ascoltatore troverà lì le sue risposte.
Non c'è una forma di garanzia equivalente a quella dei depositi bancari. Sostanzialmente il garante è la compagnia assicurativa stessa. Naturalmente bisogna distinguere anche tra le diverse tipologie polizze vita, perché ce ne sono alcune che mantengono, diciamo, il rischio in capo alla compagnia ed altre che invece trasferiscono di fatto il rischio in capo al cliente. Sto parlando del rischio degli investimenti che sono stati fatti. Vabbè, certo. Poi naturalmente le compagnie assicurative sono obbligate a costituire delle riserve proprio per far fronte a questo. Infatti mi sembra strano impegno. Infatti bisogna poi distinguere, capire che assicurazione vita è, se è una polizza assicurativa finanziaria, quindi con un sottostante dei prodotti, allora c'è un discorso diverso. Cioè, è chiaro che se è una semplice assicurazione vita, di solito le compagnie appunto hanno delle riserve, no? Oppure riassicurano i loro, si assicurano a loro volta con un terzo. Però appunto, non essendo espertissimo, c'era Federica che credo sia venuta settimana scorsa, due settimane fa, e lei è l'esperta di assicurazione, doveva farlo in quel caso, la domanda. Ecco, prendo spunto da un'altra di queste domande che mi sembra rappresenti una situazione abbastanza ricorrente. Stiamo parlando sempre di investimenti. Capita a volte magari di ricevere questo suggerimento: hai in portafoglio un titolo che è cresciuto molto, hai una plusvalenza su questo titolo, e il consiglio è vendilo, così realizzi la plusvalenza e poi reinvestiamo i soldi in qualcos'altro. Ecco, sempre lasciando, come dire, ragionamenti in termini molto generali e educativi, facendo anche riferimento a quello che diceva correttamente D'Angelio prima, cioè che attenzione all'approccio del prodotto, in realtà l'investimento è qualcosa il più articolato, è un servizio più che un prodotto. Ecco, cosa ne pensate di questo tipo di atteggiamento? O meglio, visto che non c'è mai una risposta sicuramente bene o sicuramente male, ma ecco, come andrebbe inquadrato questo tipo di situazione? Da un punto di vista, diciamo, della correttezza delle scelte di investimento. Paranes. Verrebbe da dire, da un punto di vista squisitamente finanziario, se si sapesse quando comprare i minimi e vendere i massimi, credo che saremmo tutti in cima alle classifiche insieme a Bezos, Bill Gates e compagnia, perché ovviamente è la domanda che si pongono tutti. Sulla possibilità di realizzare un capital gain, quindi ho acquistato un titolo, questo titolo è salito, lo rivendo, ecco, dal mio punto di vista è un po' più, molto più spostato verso il gioco, chiamiamolo un'ottica speculativa rispetto all'acquisto di un titolo, perché i fondamentali di quel titolo mi piace, e questo può essere una cosa nella quale vengono valutati insieme gli aspetti economici e finanziari con quelli di impatto, quelli ambientali, quelli sociali. Quindi io investo nel titolo di un'impresa non perché penso che quell'impresa salga di valore e poi la rivendo l'azione il giorno dopo, ma perché in un'ottica di lungo periodo credo che quell'impresa stia facendo degli investimenti, abbia un'ottica di lungo periodo, vuol dire anche un'attenzione alla sostenibilità, perché è evidente che si sta andando in quella direzione, e quindi magari in questo momento il settore dei fossili probabilmente non ci investirei, anche per motivi proprio puramente finanziari, al di là delle considerazioni ambientali, perché il mondo sta andando per fortuna in una direzione diversa. Però ecco, l'ottica di lungo periodo prevede che io investo in un'impresa perché questa crea valore, che è valore economico, valore sociale, valore ambientale, progressivamente cresce di valore, e io come azionista, che sono quindi proprietario del mio miliardesimo di questa impresa o quello che è, vedo crescere anche il mio valore, però ecco, in un'ottica di lungo periodo. Quelli che comprano un'impresa, dopo due giorni il valore, porta a casa il capital gain, investo in qualcos'altro, mi sembra molto più quello che Vitaliano prima chiamava come gioco. Va benissimo, uno può anche decidere che fa così, però ecco, è più l'ottica speculativa del giocatore che non quella di un investimento con le idee che vedo io dietro alla parola investimento. D'Angelio? Allora, c'è sempre il discorso della strategia e della tattica. La strategia la si definisce
una volta e si porta avanti, ci si crede, la si definisce in due di solito, no? Risparmiatore e consulente. E quindi questo orizzonte temporale può essere di 5 anni, di 6, di 7, di 10, in base a quelli che sono i propri obiettivi. E poi c'è la tattica, no? È chiaro che un anno come quello dell'anno scorso, durante tutto quel periodo di volatilità, arrivavano appunto lettere da noi, email al giornale, a Plus 24, che facciamo anche questo servizio, appunto, facciamo un po' da intermediari con i consulenti per rispondere alle domande dei nostri lettori. E ricordo che c'era questo artigiano pugliese che scrisse che voleva vendere tutto, no? Nel periodo del crollo dei mercati tra febbraio e marzo, quando nel pieno della pandemia. E il consulente gli sconsigliava di farlo, perché diceva non puoi smobilizzare tutto il portafoglio in questo momento perché hai paura, perché il rischio qual è? Che ad aprile, come poi è successo, i mercati si riprendano e tu intanto hai portato a casa la minusvalenza. Quindi se fatto bene la strategia ti evita appunto problemi di volatilità, o meglio la volatilità c'è, però rischi, come dire, stai bene. Non hai grandi scossoni. Detto questo, però, è chiaro che se il consulente, come dire, fa una buona manutenzione del tuo portafoglio, anche incalzato da te, perché sei interessato ai tuoi soldi, se dei titoli hanno delle grandi plusvalenze, in un'ottica di tattica, no? Cioè, di 3 mesi, 6 mesi, puoi decidere che una piccola quota di quell'azione, di quelle azioni, oppure di quel fondo, no? Puoi anche venderla come dire, puoi anche fare un po' di guadagno se ti serve in quel momento, o se pensi che in quel momento tatticamente è utile perché hai raggiunto dei massimi. Ma è chiaro che c'è un discorso di fondamentali, di studio degli stessi, e non perché tu hai istinto, pensi che adesso è il momento di vendere una quota o tutto quell'azione, perché c'è uno studio dietro. Però tatticamente si può fare questa operazione, certo. Bene, vediamo se ci sono altre domande. Mi pare che non ce ne siano. Vi sottoporrei un'altra questione, visto che è stata richiamata da Baranes poco fa. Abbiamo sentito tantissime volte parlare di interventi per semplificare le informazioni che vengono fornite ai clienti, questa esigenza che è ben nota anche a chi fa le norme e anche a chi poi le va ad applicare. Ecco, tuttavia, se poi guardiamo i fatti, vediamo che da una parte i prospetti informativi sono sempre più lunghi, dall'altra i moduli che un cliente deve sottoscrivere per usufruire dei servizi bancari finanziari sono sempre di più. Ecco, in questo contesto un tentativo che è stato fatto, quantomeno per quanto riguarda il campo degli investimenti, è stato il KID, questo sunto delle caratteristiche dei vari prodotti che adesso troviamo nei fondi, troviamo nei PRIPS. Ecco, avete avuto modo di verificare se questa semplificazione sia stata una semplificazione di successo utile? Avete avuto da parte dei clienti un ritorno per questa innovazione che è stata fatta al fine di semplificare un po' le informazioni da trasmettere al cliente? Baranes? Come esperienza personale non particolarmente, nel senso che poi i prodotti finanziari che offriamo sono relativamente molto semplici. La banca etica si occupa unicamente di erogazione del credito, quindi parliamo di etica SGR, però propone pochi fondi e dalle caratteristiche, no? Insomma, investimenti a lungo periodo, azioni, obbligazioni, titoli di Stato, con una selezione ambientale, sociale, quindi insomma sono prodotti finanziari davvero estremamente semplici, e chi si rivolge a noi è comunque con ottiche di lungo periodo e anche con una certa alfabetizzazione finanziaria. Con una battuta mi verrebbe da dire: qualsiasi strumento che permetta in qualche modo di ridurre la asimmetria tra chi propone un investimento finanziario e chi lo acquista,
è benvenuto. Al di là dello strumento, torno a una cosa che diceva Vitaliano prima, sulla quale sono d'accordo al 100%, le normative possono arrivare fino a un certo punto, poi sì, le banche spesso per obiettivi di budget, di target, ti propongono e sono aggressive, però è anche in capo al singolo risparmiatore, al singolo investitore di informarsi e di richiedere tutte le informazioni e non mettere le firme perché fra mezz'ora mi chiude il negozio, devo passare, devo andare, mi annoia stare in banca, mi dicono di mettere 30 firme, metto 30 firme, mi alzo e me ne vado, insomma, dedicare il tempo che ci vuole, informarsi, perché sono magari risparmi di una vita e le normative possono proporre il KID, possono proporre degli strumenti sempre più vicini e consumer friendly, diciamo, dal lato del piccolo investitore, e sono tutti benvenuti, ma poi le responsabilità sono anche in capo a noi nel modo in cui investiamo i nostri soldi. Insomma, questo è un discorso che anche come finanza etica lo facciamo sin dalla nascita, che noi chiediamo dall'alto alcune forme di regolamentazione per chiudere il casinò finanziario, gli aspetti più intollerabili della speculazione dei mercati finanziari, però dal basso serve sempre una maggiore consapevolezza sul fatto: ma i miei soldi, una volta affidati a una banca o un gestore finanziario, che fine fanno, come vengono investiti e secondo quali modalità? E qui moduli o interventi normativi possono arrivare fino a un certo punto se non c'è l'interesse diretto della persona che sta investendo. Angerio. Oh, il KID è sicuramente, in un'ottica di acquisizione di consapevolezza, va bene. Soprattutto a me rimane rimasto impresso più volte quella scala di rischio, no? Che va da 1 a 10. Quella è molto immediata, no? Più aumenta il rischio, più appunto insomma la scala va da 1 a 10, più aumenta il numero, insomma. Quindi quello fa capire subito se è un prodotto rischioso o meno rischioso. Detto questo, io capisco che tutti questi documenti sono noiosi, è veramente una noia mortale. Io mi metto nei panni di un investitore, di un risparmiatore che vorrebbe vedere un po' fruttare questi soldi. E mi è venuto in mente che, vedendo sempre Fazio, ogni tanto la domenica sera, quando c'è stato quelle 2 o 3 volte in cui il virologo Burioni ha spiegato quasi un po' come non è mai troppo tardi, no? Ai tempi del adesso non mi viene il nome del professore che in TV insegnava l'italiano, no? All'epoca gli analfabeti. Ecco, quella roba lì, secondo me, sarebbe veramente utile. Cioè, passata la pandemia, eccetera, secondo me un programma di questo tipo, dove ci fosse una persona di un certo standing, come appunto un virologo come Burioni, ma adesso non so, un Piero Angela dell'educazione finanziaria, secondo me avrebbe senso una cosa del genere, perché spiegare dei concetti semplici come rischio-rendimento a una platea così vasta, in modo così semplice, cioè noi abbiamo imparato tutto sui virus, no? In questo anno, ma non si potrebbe fare lo stesso con la finanza, comunque col risparmio, imparare che cos'è il rischio, che cos'è il rendimento, in che maniera sono correlati fra di loro. Cioè, veramente nozioni semplici in programmi, non dico in prima serata, ma almeno in seconda, cioè non arrivare a orari a ore piccole. Un programma così, con persone di questo tipo, secondo me sarebbe godibilissimo, no? Soprattutto in situazioni appunto di crisi economica, ricordo il 2011, ricordiamo il 2008, però nessuno mai ha fatto dei programmi di questo tipo in televisione. Bene, lo lasciamo come suggerimento al Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, mi sembra un ottimo suggerimento, e direi che possiamo chiudere qui l'incontro di questa sera. Naturalmente io, anche da parte di Giorgio Salsi, vi ringrazio ancora per la vostra gentilezza e disponibilità, è stato un piacere incontrarvi e penso che le vostre risposte siano state molto utili per chi ci ha ascoltato in questa serata. Si chiude qui il 17° ciclo del nostro incontro, della nostra serie di incontri di educazione finanziaria. Vi diamo naturalmente appuntamento al 2022, speriamo di poter replicare ancora questa iniziativa, visto che c'è bisogno di
migliorare, diciamo, il grado di educazione finanziaria di tutti i cittadini. Grazie ancora ad Angelio, grazie ancora a Baranes, auguro a tutti una buona serata e alla fine ringrazio di nuovo la provincia di Reggio Emilia, la Fondazione Mano d'Oro, Feder Risparmiatori e anche il Circolo Arci che ci ha supportato tecnicamente in queste dirette. Buona serata a tutti. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie.